Stanco, guarda. E io sono
cedere io sempre, dai, su. Dai, aiutami. Aiutami. Piano, piano, Don Argante, piano. Piano, piano. Dove sono le mie medicine? Aspetti a prendere le medicine. C'è qui una letterina che vi manda la vostra dottoressa Purgone. Ecco, leggete. La mia dottoressa Purgone. La letterina. Ma l'ha portata direttamente lei la letterina? No. La vostra dottoressa non viene a portare le letterine. Viene solo a farvi il clistere. Ed ecco qua gli occhiali che non sapete mai dove li mettete. Letterina. Sì, mi deve fare il clistere che è emolliente, rinfrescante, decongestionante e disintossicante. Vediamo cosa vi scrive. Alla signoria vostra illustrissima invio la seguente missiva. In data 24 aprile praticato un blando clistere emolliente, rinfrescante e decongestionante per ammorbidire, umettare e lubrificare l'ampolla intestinale del signore. 30 soldi? Ma questa è pazza! Nella stessa data un altro clistere con effetto detergente, contenente doppia dose di rabarbaro e cassia, per sgomberare gli intestini di sua signoria, a ricordarsi. Sì che me lo ricordo, mi ha fatto uscire pure le orecchie dal deretano questo. Egregio signor Argante, accludo alla mia parcella quella della farmacista dottoressa Olenti, dove vengono indicati i costi delle varie medicine e dei molti purganti che vi ho prescritto in questo mese. Cosa scrive qua? Soluzione per clistere emolliente, rinfrescante e decongestionante, per ammorbidire, umettare, lubrificare le viscere del signore. 30 soldi, 30 soldi per un lassativo. Ma questo è un latrocinio. Io dovrei lavorare tutto il mese per dare i miei averi alle dottoresse Purgone e Aulenti. Come diceva quello lì che non ricordo, e io pago, Eccomi, signore, sono qua. Quante volte ti ho detto che non ti devi mai allontanare dal tuo padrone, Ecco, piuttosto stamattina hai controllato la cacca che ha fatto il tuo padroncino? La vostra cacca? Io non ci metto mica il naso nella vostra cacca. Spetta la dottoressa Purgone di metterci il naso. A me non interessa. Visto i soldi che vi prende quello lì, sta a lei metterci il naso. Comunque mi raccomando, il brodo tienilo ben in caldo per il prossimo clistere. Devo farmelo fra poco. Don Argante, ma se io penso a quanti soldi vi hanno rubato la dottoressa Purgone e la dottoressa Olenti, hanno trovato una bella mucca da pungere, quelle due. Ma io vorrei proprio chiedere, Don Argante, fatemi finire, io vorrei proprio chiedere a quelle due, ma che malattia mai il mio padrone? Madonna, ma voi non avete bisogno di tutti quegli introvoli. Sei una zotica ignorante. Tu che non hai nessuna sensibilità per capire certe cose. Tu che non ti sei voluta mai raffinare e che non capisci l'alta utilità della medicina. Oh, signore, voi sì che siete raffinato. Io che? Oh, dico, signore, voi sì che siete raffinato. Io lo so che ho dovuto sentire la sinfonia dei vostri gas intestinali. Vedi come sei ignorante. Guarda come li chiama la dottoressa Purgone, guarda. Li chiama semplicemente flatulenze. Sono semplici flatulenze e non emissioni di gas. Flatulenze? Perché ve le fa pagare 40 soldi le flatulenze. Che stai dicendo?
Mi ha fatto pagare anche le emissioni di gas. Emissioni di gas intestinali? Taci, brutta bestia, sei solo una bestia. Perché non spetta a te indagare sulle prescrizioni della medicina. Vai a chiamare mia figlia Angelica piuttosto, che ho da parlare. Eccola qui, Angelica, ti ha letto nel pensiero. Oh, tesoro, vieni. Arrivi nel momento più appropriato, con urgenza di parlarti. Sono qua. Dunque, volevo dire... Volevo dirti... Vai! Svelto, signore, altrimenti non arriverete in tempo al gabinetto. Cara mia, di Cleante, del vostro innamorato, è da una settimana che non parlate d'altro. Se non parlate di voi, vi viene la febbre. Faccio male a lasciarmi andare a questo sentimento. Ma certo, devi parlare di lui, ragazza mia. Hai ragione, alla tua età è giusto. Ma non credi che il mio ragazzo sia molto bello e che abbia un portamento straordinario? Bellissimo. E che il suo tipo di fascino sia rarissimo. Rarissimo. E nel suo modo di parlare, nel suo modo di essere, ci sia qualcosa, non so, di nobile. Nobilissimo. Bene, donna Argante. Sì, benissimo, Antonietta. Sto evacuando senza nessuno sforzo. Lo sente mio padre. Non credi che questa casa sia un inferno? Una prigione che mi impedisce di incontrare il mio Cleante, di scambiare con lui delle emozioni, di dare sfogo a queste vampate che in fondo ci provengono dal cielo. Giusto, veramente giusto. Ma tu credi che lo Cleante mi ami come dice? Cara ragazza, in amore la finzione e la verità si assomigliano molto. Io ho visto recitare attori di prim'ordine in questo genere di commedie. Ahimè, no, non mi dire. Quindi lui potrebbe non essere sincero? No, cara, ma no. Se vi ha detto che verrà da vostro padre per chiedervi in moglie, è la prova del 9 per capire che sia sincero. Antonietta, se Cleante mi ha preso in giro, non crederò mai più a nessun uomo in tutta la mia vita. No, cara, ma no, state tranquilla, state tranquilla. Andrà tutto bene, vedrete. Tutto bene. State tranquilla, ragazza mia. Ora adesso, attenti perché sta arrivando vostro padre, Dunque, figliuola, io ti ho fatto chiamare perché devo comunicarti una notizia che ti lascerà alquanto meravigliata. Sei stata chiesta in matrimonio. Non c'è parola più bella, più dolce che matrimonio, eh? Quando ti vedo, vedo che non sei contenta a prendere marito, eh? Vedo che sorridi. Il mio dovere, padre mio, è di fare quello che mi ordinate di fare. E io mi rallegro di avere una figlia così ubbidiente come te. Cosa fatta? Vi ho promessa. E a me non resta che fare ciecamente il vostro volere. Don Argante, devo essere sincera con voi. Me ne sono grata di questa decisione. È la cosa più giusta che voi abbiate fatto in vita. Mia moglie, la mia Belina, inizialmente vi vedeva con il velo. E tua sorellina Luigina era contraria a queste nozze. E aveva le sue buone ragioni, la vampira. Non voleva cedere, però alla fine poi l'ho vinta io. La parola è data. Ma siete buono? Come vi voglio bene, papà? Non ho veduto ancora la persona, però mi hanno detto che rimarrò contento e che anche tu lo rimarrai. Oh, ve lo sicuro, papà. Ma come? La conosci già? Dal momento che il vostro consenso mi permette di aprire il mio cuore, vi dirò francamente che la mano del cielo ci ha fatto incontrare 6 giorni fa e la richiesta che vi è pervenuta
è la conseguenza del colpo di fulmine caduto su tutti a prima vista. Ma di tutto questo qua, quei due non mi hanno detto però niente, sai. Comunque va bene lo stesso, anzi va meglio dal momento in cui le cose vanno come Dio comanda, eh. Comunque mi dicono che è un bel pezzo di ragazzo. Sì, papà. Ben piantato, eh. Altro che. Simpatico come tipo, eh. Moltissimo. Fine come uomo, eh. Elegantissimo. E una persona civile, ottima famiglia. Figurarsi. Praticamente un signore. Il massimo. Parla e scrive tutte le lingue. Questo non lo so. Fra che regione si laurea in medicina? Si laurea in medicina? Perché non te l'ha detto? No, ma poi chi l'ha detto? La dottoressa Burgone. Ah sì? Perché la dottoressa Burgone lo conosce? Che razza di domanda mi fai? Ma come fa a non conoscerlo se è suo nipote? Cleante. Cleante è nipote della dottoressa Burgone. Ma che c'entra Cleante? Noi stiamo parlando di chi ti ha chiesto in sposa. Appunto. Appunto. Il figlio della del nipote della dottoressa Burgone. Figlio di un suo cognato medico, l'illustre endopatologo professor Fecis. E sta io, la dottoressa Aurenti, la dottoressa Burgoni, abbiamo combinato il vostro matrimonio. Niente a che vedere con Cleante. Cosa c'entra Cleante? Questo è Tommaso. Tommaso Fecis. Domani mattina saranno qui in questa casa il mio futuro genero accompagnato dal padre. Ah, cosa c'hai? Ti vedo. Ma sei triste, piangi. No, è che papà, mi rendo conto che voi parlavate di una persona e io di un'altra. Ma non guardate, ma io non posso credere che voi abbiate organizzato una pagliacciata. Ma ricco come siete, ma perché dovete regalare vostra figlia a un medico? Sì, e tu fatti gli affari tuoi, villana intriga. Io vorrei chiedervi, ma perché vi sta così a cuore questo matrimonio? Perché vi sta così a cuore questo matrimonio? Siccome io sono vecchio, vecchio e malato. Arrabbiati, su. Ho deciso di farmi un genero con dei parenti medici che mi assistano nella mia malattia e in caso di bisogno avere anche all'occorrenza delle ricette dei consulti medici. Ecco spiegato! Ma mettetevi una mano. Ma siete ammalati? Bestia, mi chiede se sono malato. Se sono malato, cretina, mi chiedi. Eh? Va bene, va bene. Voi siete ammalati. Voi siete molto ammalati. Ma vostra figlia, il marito, lo cerca per lei. E lei non è ammalata. E cosa se ne fa allora di un medico? Ma è per me che deve sposare un medico, è per me. Una figlia come si... Dio comanda, una figlia generosa, piena di slanci, dovrebbe essere raggiante all'idea di sposare un uomo che possa tornare utile alla salute del padre. Signore, posso darvi un consiglio d'amica? Cioè? Scordatevi questo matrimonio. Perché? Ma perché? Perché vostra figlia non accetterà mai. Non accetterà? No. E invece io vi dico che mia figlia sposerà il dottor Fecis. E io vi dico di no, perché vostra figlia non sa farsene di Tommaso Fecis, del padre Fecis, del figlio Fecis, di tutti i Fecis di questo mondo. Lo farà, perché se non lo farà io, la porto in convento, ci sono due porte aperte così che l'aspetto. E stavolta ce la manderò di persona, eh? E tu, Angelica, vuoi dire a questa cattona di smetterla, eh? Papà, non me ne fate una malattia. Guarda che se non intervieni giuro che ti fulmino con la mia maledizione, eh? Oh, ma qui ne ho per andare al creatore, non ce la faccio più, eh. Sempre più insolente, guarda. Ma cosa vuoi che ne sappia quella lì?
Se ti dico che mi sta facendo impazzire, ma... Su, amore mio, stai tranquillo. Allora che mi boicotta su tutto quello che dico, guarda. Rilassati, amore, rilassati. Penso che è arrivato al punto di dirmi che non sono nemmeno malato. Maleducata! E tu lo sai come soffro io, lo sai. Lo so, amore mio, stai tranquillo. Ma da cosa lì mi farà morire? E lei è la causa di tutti i miei scompensi di dire. Stai calmo, piccolino. L'ho detto mille volte, licenziala, licenziala! Oh, santo cielo, te l'ho detto tante volte, non esistono i servi e le serve come te li immagini tu. Hanno tutti qualcosa che non va, devi fartene una ragione e prendere il meglio. Antonietta, perlomeno, è brava, coscienziosa, pulita, gran lavoratrice e soprattutto onesta, onesta e fedele. E tu sai cosa vuol dire avere in casa degli estranei. Antonietta! Comandi, signora. Si può sapere perché fai arrabbiare mio marito? Io, signora, io che non chiudo occhio giorno e notte. Che piacere, signora. Traditrice! Il signore mi stava dicendo che avrebbe dato la vostra figliola Angelica in sposa al dottor Fecis. E io dicevo che trovavo il partito eccellente. Ma non sono io una come l'Angelica? L'avrei vista meglio in convento a prendere il velo. Io sono matto, devo dire che non era un'idea malvagia. Forse Antonietta ha ragione. E tu ci credi, amorino mio, ci credi? Guardala, questa è una scellerata, è un mostro, guarda. Altro che vomitarmi addosso insolenze, una dietro l'altra. Antonietta, in quanto a te, adesso devi smettere, perché un'altra villanata, una sola parola poco gentile contro mio marito e te ne vai fuori da questa casa. E adesso passami il suo plaid, i cuscini che lo sistemo io nella poltrona. Guarda in che stato sei e calcati bene il berretto sopra le orecchie. Lo sai che non c'è niente con lo spiffero attraverso le orecchie con la mia. Ah, mogliettina mia, sei la mia unica consolazione. E tu, Antonietta, fuori, fuori, via da questa stanza. Voglio stare qui solo con la mia dolce metà. Immaginare le malvagità di quella persona, guarda, ho distrutto, sono a pezzi, guarda, quindi ci vorranno 8 pisane e almeno 12 calmanti per tornare a essere quello che ero prima di questo disastro. Su, amore mio, sei la mia sola consolazione, amore mio, guarda, la mia sola consolazione, guarda, cara, cara, oh, anima mia, no, no. Come ti ho detto, guarda, ho deciso di fare testamento. Stavo pensando che è tanto tempo che non passiamo una notte tutti e due insieme, da soli, vicini vicini, a fare quello che facevamo tanto tempo fa. Argante, Argante, tu sei bello, Argante, sei molto bello. Sei malato. Ma che non c'è il sonno, si sollecita. Tutti questi cristeri che mi stanno facendo, ecco che ti credo, guarda, che le mie membra non si sollevano più. Però, Tina Bellina, guarda, non so cosa mi è preso. Sarà il profumo di questa primavera, sarà la tua presenza. Mi sento addosso una smania. Belina, vieni, andiamo di là sotto le coperte. Andiamo a fare come che facevamo una volta. Le mie membra si sollevano. Argante, 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 ma cosa dici, Argante? Io ti ringrazio perché capisco che tu vuoi adempiere al tuo ruolo di marito, ma bisogna fare.
pagare gli sforzi fisici, altrimenti il tuo cuore potresti tornare in cielo. E se tu dovessi andartene in cielo, sarebbero le tue figlie ad ereditare tutto. E io rimarrei da sola, senza soldi e senza... E io non è che voglio insistere, però nel momento in cui Belina mi dice così, se non posso soddisfare le mie e le tue passioni, cercherò in qualche modo di soddisfare e di compensare il grande amore che tu hai verso di me. Come ti ho detto, ho deciso di fare testamento. No, non pronunciare questa parola terribile. Ha un valore agghiacciante, mi mette addosso un brivido, un senso di gelo. Ma se ti ho detto di fare parola con tuo notaio? E di là. Anima sua. Per il testamento che vorrei fare. La signora mi ha parlato delle vostre intenzioni e illustrato il progetto che la riguarda. Ora c'è questo di fatto, signore, che voi non potete lasciare nulla alla signora a titolo testamentario. Perché? Nega consuetudo, lo vieta la consuetudine. Vediamo cosa dice la legge. Se la vostra residenza fosse in un paese dove vige il diritto scritto, la signora qui presente potrebbe beneficiare. Ma a Torino il lascito è impossibile e comunque la disposizione testamentaria sarebbe nulla. Tutto quello di cui possono disporre a mutuo vantaggio uomo e donna congiunti in matrimonio è una reciproca donazione tra vivi e non basta. Anche qui è necessario che non vi siano figli, né dei due coniugi, né di primo letto di uno dei due, al momento del decesso del primo dei due che venga a mancare. Questa consuetudine è fatta solo ed esclusivamente per irritarmi. Che un marito non possa lasciare nulla a una moglie da cui sia stato amato e che si sia preso cura di lui. Tutto questo ne parlerò con mia avvocato. Sarebbe l'ultimo dei miei pensieri quello di rivolgermi a degli avvocati. E poi sono anch'io un avvocato, vedete il mio vestimento? Io, quale notaio e avvocato, sono la vera persona da consultare, in quanto sono una persona trattabile e so trasformare in cosa lecita la cosa illecita. Caro Don Argante, il mondo cammina perché lo si unge. La mia Belina mi ha detto che avrei avuto a che fare con voi come una persona di alto valore e di specchiata rettitudine. Ma se vi fate ungere, ma dove la rettitudine? Comunque, lasciamo stare, parliamo di altro. Ma io volevo sapere da voi come fare a infestare tutte le mie sostanze, questa dolcezza, spogliando le mie bambine. Come fare? Fatemi leggere. Nulla vieta intanto che voi scegliate con discrezione tra gli amici della signora qualcuno cui lasciare a titolo testamentario con atto formalmente ineccepibile tutto quanto sorpassa la quota legittima spettante ai figli, e poi questo qualcuno provvederà a reintegrare la signora. Inoltre, intanto che il cielo vi tiene in vita, potreste anche versare brevi mani del denaro contante e girarle degli effetti nel caso li possediate, pagabili al portatore. Capito?
E ora guardi bene le palle dei miei occhi. Vuota le tue tasche, uomo, riempi il tuo spirito. Tu impoverisci, ma la tua anima si arricchirà di luce eterna. Io non ho capito se questo è un notaio o un indipendente delle pompe funebri. Io non voglio arricchirmi di luce eterna. E poi, a me basta tutto quello che ho. Poi perché vi devo guardare le palle dei vostri occhi? Voi avete molto, don Argante. Siete un malato eccezionale e noi tutti un giorno vi ricorderemo con grande ammirazione. Io vi ringrazio, ma non voglio essere ricordato. Quello che non capisco è che voi abbiate così tanto coraggio. Ha coraggio di cosa? Pensare di morire e non avere paura di morire. Ma se io penso soltanto che devo morire, me la faccio addosso dalla paura. Senza bisogno di fare tanti misteri, vero? È giusta questa vostra umana osservazione. Ed è per questo che tutti, prima di morire, fanno testamento. E voi lo farete. Ma devo fare testamento io? Voi lo farete questo testamento. Ma che devo fare? Devo morire. Mio Dio, smettila di tormentarti con queste cose, bambino mio. Ma non capisci che se tu mi venissi a mancare, no, mio, no. Io non potrei vivere una sola senza di te. Non mi straziare con queste lacrime. Se dovesse succedere una cosa simile, di perderti. Ti prego, non mi straziare. Abbi un sorriso. Io seguirei i tuoi passi, sai come un cane. Queste lacrime sono fuori stagione, non siamo ancora a questo punto. È l'unico rammarico che ho, amore mio, se dovessi morire, non aver potuto avere un figlio da te. A suo tempo la dottoressa Pulvori qualche speranza nella mia data. Non è detta l'ultima parola. Comunque, siamo qui per fare il testamento, come dice la notara. Io tanto per cautelarci do subito la somma di 20.000 franchi in oro che tengo nella testiera del re. Sono per te, sono per te. No, io non voglio soldi, non darmi niente. Ma 20.000 franchi. No, non darmi soldi, lo sai. Tutto l'oro del mondo non vale per me. Allora, signori, lo vogliamo fare questo testamento? Siamo qui per questo, guarda, Io direi di andare nella mia camera da lavoro, che staremo sicuramente meglio. Anima mia, fammi da bastone, ti prego, accompagnami. Thank you.
per parlare come Angelica, per conoscere quali sono i suoi sentimenti verso di lei e chiederle perché è stata promessa sposa a un certo punto. Caro ragazzo, e credete forse che sia così facile parlare con Angelica? Bisogna ordire una trama, avere un progetto. La tengono praticamente segregata ad Angelica. Non può parlare, non può vedere nessuno. Qua ci vuole un piano, un'idea. Infatti io non sono qui né come cliente né come innamorato, ma come semplice amico del maestro di canto della signorina, che ha detto che non gliene importa niente se io prendo il suo posto. Mi sembra un'ottima idea, però attento perché... La dottoressa Bulgori mi ha raccomandato tutte le notti nella mia stanza di fare 12 passi avanti e 12 passi indietro. Però io mi sono dimenticato di chiederle: ma avanti dove? E indietro dove? Per il lungo o per il largo? Signore, c'è qui un... Ti ho detto tante volte, bestia, di non urlarmi nelle orecchie che mi fai rimbombare il cervello. Ma hai ancora imparato che quando si parla di malattia... C'è un uomo che vuole vedermi? Misura il tono della voce. Parla piano. Chi? C'è un uomo che vuole vedermi? E fammi entrare. Signore! Ma non gridate, ma volete forse che il cervello del mio padrone vada in pensi? Signore, sono veramente felice di vedervi in piedi e di constatare le meravigliosi progressi che avete fatto. Meravigliosi progressi? Vorrei proprio sapere chi dice che il mio padrone ha fatto dei meravigliosi progressi. Il mio padrone sta male. A me avevano detto che si era rimesso. Ha anche una bella cera. Oh, bella cera! Chi ha detto che il mio padrone ha una bella cera? È un volgare bugiardo. Il mio padrone sta male. Male, male, male. Ha ragione. Padrone, mangia, beve, dorme, cammina. E... Però, ciò nonostante, lui sta male, 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 male. È la pura verità, verità, verità. Sono costernato, sono costernato. Io sono qui per nome del maestro di canto della signorina vostra figlia, che ha chiesto di me. Ecco Angelica, volevo farti conoscere
questo signore, stamattina il tuo maestro di canto è andato in campagna. Ecco, al suo posto ha fatto venire questo signore a sostituirlo. Eccolo qua. Oh cielo. Cosa c'è? Cosa c'è che ti meraviglia? È che... Ma cosa c'è che ti preoccupa? È che in questa stanza, papà, sta succedendo qualcosa di paranormale. Paranormale cosa? Stanotte non ho fatto altro che avere incubi. Sognavo che mi trovavo in pericolo e c'era una persona identica al signore alla quale chiedevo aiuto e che alla fine mi salvava. La cosa incredibile è che quando sono arrivata qua ho visto la stessa identica persona che ho sognato tutta la notte. Signorina, io sono qua è solamente per aiutarla. Non so cosa fare. Oh, maestro, maestro, non andate via, maestro. Nozze, nozze, nozze. Mia figlia si sposa e ancora non le abbiamo fatto conoscere il suo promesso sposo. Arriverà un momento. Sono onorato di partecipare a questa cerimonia. Il figlio di un grandissimo principe. Si sposeranno tra 4 giorni. Ma bene. Fatemi un piacere, maestro. Avvisate voi il maestro di canto di mia figlia che venga anche lui alle nozze. Non mancherò. L'invito vale anche per voi. Quale onore, Donatante, quale onore! Adesso devo andare, tornerò in su quando momento, visto che siete molto, molto impegnati. Antonietta! Antonietta! Non posso trovare, per esempio, il mio barbiere. Devo rifarmi la capigliatura, guarda, perché fra po' arriva il mio futuro genero accompagnato dal padre, il famoso professore endopatologo Fecis, endemico dottore della vostra contrada. Oh, vai, vai, scappa, corri, brutta scalza fatica. Corro, padrone, anzi, volo! Nell'atrio ho incontrato, guarda caso, il parrucchiere Francesco e la sua aiutante. Vorrei proprio sapere come fa a trovare il mio padrone in ottima salute. Ma guardi il suo viso, pallido, smorto, senza espressione, praticamente ammalato. Oh, basta con queste chiacchiere, io direi di cominciare a tagliare. Lo sapete che oggi è un incontro molto importante, quindi non stiamo più a perdere tempo. No, mamma mia, togliamo un pochettino. Carne, mettila a mandare. Bene. Subito, Francesco. Donagante, un attimo di pazienza, che le metto la mantella. Non dire carne. No, corro, Francesco. Sono veloce. Un attimo. Ma l'argante? Ma sa che la trovo proprio in ottima salute, vi faccio vedere un po'. La trovo proprio bene. Bene. Io sto male, male, sto molto male. Ho quasi per morire. E voi signore non avete idea come soffrono i miei organi interni. Non facesse almeno un cristiano al giorno a quest'ora sarei morto, morto! Ma don Argante, ma non pronunci queste parole, la parola morte? La proprio sfortuna, non lo dica più. E poi Francesco mi raccomando e fate un bel lavoro, lo sapete che fra po' arrivano alcune visite a trovarmi, molto importanti. Senti, come li tagliamo questi capelli? Ma facciamo così un taglio né corto né lungo, ma di soffio, una piccola accorciatina. Non esce che non mai, chi è tranquillo, dormi tranquillo. Stia tranquillo, Francesco è il miglior parrucchiere di Milano ed è Piemonte. Vedrà che taglio le farà. Maestro!
Quante volte vi ho detto, Morgan, non dovete strillare così. Io sto male, sto quasi per morire. Cosa c'è? Sul lato ci sono due tizi vestiti molto eleganti che chiedono di lei. Chi sono? Sono il dottor Fecis. Il dottor Fecis, presto, non fatele attendere, fatele entrare. Anzi, prima dovete stappare qua. Portatevi la vestaglia quella bella e il cappello da festa. E voi, Francesco, pigliate la vostra roba e la vostra aiutante. Via, 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 non voglio che mi trovi nel mondo. Arrivederci. Considero il professore indegno, nonostante la gioia dell'onore che mi viene. Anzi, avrei dovuto venire io da voi per esprimervi, ma purtroppo avete a che fare con un povero malato il quale è impedito e può solo dirvi che cercherà in tutti i modi di dimostrarvi che sarà sempre e comunque a vostra disposizione. Don Argan, desidio, anzi, lei non sa quanto siamo orgogliosi io e mio figlio Tommaso dal fatto che lei abbia dovuto riceverci nell'intimità della sua famiglia. È un onore. Da quando siete entrato, ho visto che vostro figlio è rimasto piegato così in due. Ma cosa sta cercando per te? No, mio figlio, di onore, vi saluta. Oh, professor Fecis, caro, io vi ringrazio per l'utilizzare. Tommaso, hai gradito i tuoi saluti, su, dai, fatti avanti. Fai il tuo discorso, dai. Comincio da qua. Ovviamente, sì, su Tommaso. Fatti onore. Signore, in voi io contemplo, riconosco, onore e ossequio un secondo padre. Un secondo padre cui oso confessarlo in più debitore che al primo. E nella misura in cui le strutture a livello spirituale si situano al di sopra della struttura a livello organico, mi trovo ad essere per diventare figlio, saluto qui a rendervi oggi, prima della ratifica, i miei umilissimi e devotissimi omaggi. Oh, bravissimo, bravissimo. E viva le università, da cui escono questi geni di ragazzi. Il dottore mi ha detto tante di quelle inutili parole che è riuscito a far addormentare il mio padrone. Certo, certo. Signora, non è senza idea che il cielo vi riconosce... Oh, questa qui non è mia moglie, questa è mia figlia. La moglie arriverà fra poco. Cosa faccio qua? Aspetto. Ma no, continua con il condimento da figlio, su Tommaso, dai. Signorina, né più né meno che la statua di Memnon e che metteva suoni armoniosi di quel volta fosse investita dai raggi del sole, io mi sento vitalizzare da un impulso erotico affettivo a levarsi del sole della vostra bellezza. E il fiore detto Liotropion si volge senza tregua verso questo astro di luce. Volete dunque gradire, signorina, l'offerta di questo cuore che ne aspira, ne ambisce un'altra gloria? Se non di essere per tutta la vita, signorina, molto benissimo, 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 sacro.
perché lo dite? Oh, se curerà i pazienti come parla, avrà un gran successo costui. Dai, tu mettiti lì, Professore, avete visto vostro figlio? Il nostro illustre neoprofessore, neodottore, che successore. E poi io penso che per mia figlia sarà una festa trovarsi in casa un figliolo come suo figlio, Guardi, don Argante, non perché io ne sia il padre, ma di che essere orgoglioso di un simile giovinotto, visto che tutti quelli che lo conoscono parlano di lui come di un giovane incapace di far male una mosca. E inoltre, sulla sua laurea in medicina è molto richiesta. Tutto scritto, non hanno dovuto inventare niente, hanno letto, capirei. E credo, don Argante, proprio il testo di una tesi da me discussa, e signore permettendo, vorrei offrire alla signorina quale doveroso omaggio di un ingegno in erba. Signore, non serve né a me né a nessuno che io lo legga, non ci capisco niente. Date qua, ha un bel fiocco, lo appendo in camera. Signore, se permettete, vorrei invitare la signorina uno di questi giorni ad assistere alla dissezione del cadavere di una donna. Se seguirà un mio intervento. Oh, certo che è! Una raffinatezza, Pensare che ci sono dei ragazzi che portano le fidanzate alle commedie. Certo che portare una fidanzata a quello che ha proposto questo dottore è tutta un'altra raffinatezza. Illustrissimo Don Argante, io mi sono permesso di portare mio figlio dai miei assistenti affinché gli facessero un'adeguata visita e posso assicurarla che il giovinotto è semplicemente perfetto, in grado di soddisfare qualunque esigenza della sua futura sposa e inoltre grandissimo procreatori di figli di ottima complessione. Detto arrivare mia moglie Belina. Oh, cara, ti presento professor Pecis, il dottor Pecis. No, niente, adesso ti spiego, adesso guarda. Il dottor Pecis si mette in quella posizione in segno di riverenza verso la tua persona. Stai un po' a vedere. Dottor Pecis, tu trizzardis, la signora ha gradito i suoi omaggi. Dimenticavo di dirti che il dottor Pecis è il futuro sposo di nostra figlia Angelica. Non avevamo deciso di mettere Angelica in convento? Signora, non è senza ragione che il cielo mi identifica come suocera in un contesto nel quale il vostro morto. Sono molto contenta di essere arrivata in tempo per fare la vostra conoscenza. Nel quale il vostro volto, signora, mi avete interrotto a metà del periodo, adesso sono tutto frastornato. Complimenti al signore la prossima volta, dai, su! Belina, su via! Sarei tanto contento se tu fossi arrivata prima, sai. Oh, signora, ma cosa vi siete perso? Il secondo padre, la statua di Memnon, il fiore detto, il mio troppo. Oh. Adesso su, dai, figliuola, vai dal signore, dai la tua mano e prometti la tua fede di sposa. Papà! Papà? E allora? Cosa significa papà? Papà, ti scongiuro, non precipitiamo le cose. Date almeno tempo sia a me sia a lui di conoscerci. Se per me, signorina, non vedo motivo di aspettare. Se vuoi andare di corsa, signore, non vedo perché dovrei correre anch'io. Ad essere sincera, non è che la vostra personalità mi abbia colpito molto, almeno finora. Sì, ma sì, dai, sono tutte cose che vanno con il matrimonio. Datemi tempo, il matrimonio è una catena con la quale le persone non si devono mai legare con la forza. E se il signore è un gentiluomo, non dovrebbe accettare una persona che lo sposerebbe solo perché è costretta. Nego conseguenza, signorina. Sono un gentiluomo e per questo posso accettarvi dalle mani di vostro padre. Ma la vera prova dell'amore è regalare la propria volontà a colei che si ama. Distingo, signorina, questo è.
non arroganti, visto la pessima accoglienza che ci avete fatto, penso che io e mio figlio Tommaso pensiamo di congedarci. Professore, io mi scuso per quanto accaduto e per la maleducazione di mia figlia. A nulla valgono le sue scuse, di questo matrimonio non se ne parlerà mai più. A mai più, arrivederci. Andiamo, Tommaso, andiamo. Un successone imparentato con questi due illustri e eminenti professoroni. Però purtroppo il comportamento scorretto di mia figlia ha fatto scappare sia il padre che il figlio. Così, addio matrimonio. Beh, forse lei infesta qualcuno altro. Se anche così fosse, signora, sarebbe qualcuno di cui non avrei niente di cui vergognarmi. Ma in questa commedia io che parte sto recitando? Stai tranquilla, amore, non preoccuparti del tuo matrimonio. So ben io che cosa farei. Lo so benissimo, signora, quel che fareste. E so anche il vostro affetto per me. Ma i vostri consigli, forse non sono i consigli ideali da seguire. Il fatto è che le ragazze di buona famiglia come voi non hanno rispetto per i genitori. Obbedienza, sottomissione, sono cose d'altri tempi. Anche il dovere di una figlia ha dei limiti, signora. Perfino la legge, non parliamo della coscienza, esclude che si debba estenderlo tutto. E così mi state dicendo che volete sposarvi ma con uno scelto da voi, di vostra testa? Se mio padre non vuol darmi un marito che mi piace, almeno lo scongiuro di non costringermi a sposare un uomo che non sarei mai capace di amare. Ma in questa casa, dico, siete una taleoca, bambina mia, che non è uguale la vostra insolenza. Dite, dite, tanto è tutto il tempo sprecato. Comunque, non c'è via di scelta, Angelica. A te la scelta. O fra quattro giorni sposi il Signore, oppure sposi un convento. Chiunque si sposi vuole qualcosa. Io che voglio un marito che sia la ragione della mia vita e che mi sposo solo per amore, lo confesso, vado cauta. E tu, gioia mia, non darti delle preoccupazioni, Ci penso io, raggiusto io questa spudorata, guarda. La ritrovo con una grande verdi moralista quest'oggi, signora. Vorrei proprio sapere che cosa intendete con questo discorso. Io che cosa intendo dire più di quello che dico? Siete una tale oca, povera bambina mia, riuscite molto a provocare. Lo so che voi volete che io vi offenda a mia volta, ma se mi state provocando, vi avverto che non cadrò su questo pretesto. La vostra prepotenza non ha uguali e fa ridere i polli. Dite, dite, dite. Comunque, tesorino, vai pure, E ti raccomando, passa dal notaio e digli che si sbrighi con quella cosa lì. Sì, devo andare in città, scusami, però velocissimamente vado e torno. Ciao, amico mio, ciao. Don Argante, Don Argante! Sulla porta ci sono tre dottoresse che, avendo sentito dei suoi mali, hanno chiesto un consulto medico gratuito. Falla entrare dal momento in cui è andato così con i feci, visto che è finita così, guarda, poi visto che il consulto è anche gratuito, da te rinunciare a questa manna che arriva. Che entrino le tre dottoresse. Entrano le tre dottoresse. Quali sono i vostri nomi, dottoressa? Io sono la dottoressa Mortis. E io sono la dottoressa Funebis. E io sono infine la dottoressa Tombalis. Dio mio! Mizzica! Che nomi rassicuranti! Dal momento in cui siete qua,
in consulto gratuito. Non dareste un'occhiatina alla mia malattia? Anche a consultare un pochettino come sto, il mio stato di salute. Buon Argante, oggi siamo venuti a visitarvi perché il vostro caso ci interessa molto. Per questo caso non vogliamo niente da lei. E quindi la preghiamo di farsi un pubblico per passare alla vita. Un momento in cui tutto oggi è gratuito. Visionate, auscultate il mio corpo, cercate di capire la causa di tutti i miei malanni. Ma dal momento in cui siete qua, non io voglio dubitare di voi, ma voi siete esperti nel campo medico. Ma come osate dubitare della nostra esperienza? In tanti anni di studi noi abbiamo imparato a tastare, a curare, a incidere, a sudare e bendare. Togliere corde strane con la pinza. Mettere il dito e infilare i tubi in tutti gli orifizi possibili. Lintare, perfondere, esplorare tramite percussione, scuotere. Dare ordine alle infermiere, fare prescrizioni mediche, redigere una buona diagnosi, eccetera, eccetera, eccetera. Bravo. Eccellenti dottoresse, procedete pure, procedete. Dottoressa Motter, vediamo se il suo consulto è degno del grande clinico quale voi siete. Che dici? Dico, dottoressa, che il polso del signore è un polso che non batte come dovrebbe. Diagnosi centrata. E ora lei, dottoressa. È consistente, per non dire duro. Oh, ma io ho sempre detto alla mia felina che è duro, ma lei non ci vuole mai credere. Diagnosi esatta, è proprio durius. Oserei dire che pulsante. Da quando siete arrivate non avete fatto altro che auscultare, toccare, assaggiare, e qui è tutto da pulsare. Bene, ora sentiamo col cuore. A lei, dottoressa Morti, per la prima parola. Gli spiriti vitali, parimente la sostanza del cuore. Comprende quello speciale che se lo ebbe in fallo, di cui do, né per una medesima, che alcuni operano a seconda delle eccessive qualità dei temperamenti suoi elementari, altri con qualità, ovvero forme specifiche, ovvero come dicono i verbi medici. Il cuore sembra pulsare in modo aritmico e cappuccioso, molto immediato, dal che si potrebbe dedurre un certo disordine del parenchima spinale, in altri termini, la milza. Ora, Gante, è dato sapere che la milza è un organo impari di forma ovoidale situato sotto l'addome nella parte bassa dell'intestino, a stretto contatto tra intestino e pancreas. La sua funzione è quella di produrre i globuli bianchi, pulire il sangue dai globuli rossi e bianchi, controllare la presenza di eventi patogeni e particelle strane. Pur essendo dotata di potenti funzioni, oltre ad eventuali sperate di convalescenza, la milza non è un organo indispensabile. Sì, però non è più valido il dogma per cui si credeva che in caso di asportazione altri organi potessero sopperire alle sue funzioni. Quindi riteniamo opportuno rimuovere la milza. Ah no? No, quella no, la milza funziona perfettamente. La mia dottoressa, precisamente la dottoressa Burgoni, sostiene che tutto dipende dal fegato. Appunto, sentiamo un po' il fegato. Mm-hmm.
parenchima dice l'uno e l'altro, a stretta dimostrazione della simpatia che intercorre tra i due organi, attraverso il vasovene del piloro e delle vie biliari. Suppongo che la vostra dottoressa mi abbia consigliato carne arrosto. Solo cibi bolliti. Arrosti bolliti, siamo lì. Però brava, è la vostra dottoressa. Sempre, sempre molto cauta nelle sue prescrizioni, ma non potreste essere in mani mie. Dottoressa, ma quanti grani di sale ci vanno su un uovo? 6, 8, 10. Numeri pari così. Al contrario delle supposte, sempre in numeri di pari. Dottoressa, io direi che il nostro consulto è stato esaustivo e possiamo considerare conclusa la nostra visita. Io vi ringrazio, dottoressa. Vi ringrazio della vostra visita, vi faccio i miei ossequi e non dimenticatevi, se passate da queste parti, venite pure a trovarmi. Ma si ricordi, di me, di postura, se natura sana, a vita eterna. E non dimentichi, don Argante, defecatio mattutina, tanto quanto medicina. E l'ultima parola, capito mio? E ascolta, prima vorrei ricordarti di occuparti di una cosa importante, perché passando davanti alla camera dell'Angelica ho visto che c'era da lei un giovanotto che è sgottaiolato via appena mi ha visto. Un giovanotto in camera di mia figlia? Sì, e c'era anche da lei la sorellina, la Luigina. Forse sarebbe bene che tu ti occupassi di questa cosa. Ah, mandamela qui tesoro, mandamela qui la spudorata. Ecco perché la vedevo così cocciuta. Papà, mi volevate? Vieni, vieni, vieni avanti, su. Eccomi. Tira sul faccino. Guardami negli occhi. Cosa, papà? Non hai niente da dirmi. Cosa? Non ti ho raccomandato infinite volte di venirmi a riferire tutto quello che vedi. Papà, se volete, per farvi passare il tempo, vi posso raccontare la favola del corno della morte. Di Atenere, quella di Atenere, ma non è questo che volevo sentire, dire. Ma tu non hai visto niente oggi? No, papà, non ho visto niente. Sei sicura? Sicurissima. Sicurissima. Allora, meglio così, guarda, Così almeno ti faccio vedere io come si comporta con papà, Dai, papà! A piccola strega, Così non impari a venire a riferire a papà tutto quello che vede, tutto quello che senti. Non me lo dici che hai visto oggi un uomo in camera di tua sorellina, Papà, è che l'Angelica mi aveva detto di non dirvelo, però adesso vi dico tutto. Aspetta, questo per farti ricordare che sei bugiarda. Questo perché hai mentito, guarda, Quindi, guarda, è che oggi... No, guarda, Aspetta ancora un colpettino e poi passeremo al resto. Ancora? Sì. Papà, io oggi ero nella camera dell'Angelica e ho visto che c'era un uomo lì. E gli ho detto, ma cosa cercate? E lui mi fa, io sono il maestro di canto. Poi è venuta l'Angelica. E lei mi ha detto... Via di qui! Vai via! Finirete col farmi impazzire! Fai attenzione a quello che dici però! Perché c'ho questo piccolo ditino che sa tutto e mi racconta tutto, anche quando dici le bugie. Ah, è la verità questa. La verità? E poi non hai visto altro? No. Aspetta che questo piccolo ditino mi sta bisbigliando qualcosa. Ah! Oh! Il mio piccolo ditino mi sta dicendo che tu sai altro, perché non me lo vuoi dire? Papà, io ti ho detto tutto. Attenta. Ti ho detto tutto, papà, te lo giuro. Staremo. Te lo giuro, papà, ho detto tutto quello che ho visto. Staremo a vedere. Adesso vai via.
via, vattene, e cerca di ascoltare e di vedere tutto, va bene? E quanti imbrogli, quanti pasticci, Un bastone? Vado? Sì, sì. Va bene, vado. E poi quel signor Creante? Papà, sto male. Luigina, ma povera Luigina, Luigina, la mia povera bambina, cos'è successo? È morta, quel meschino è miserabile, guarda. Luigina, su, dai. Ma non sono ancora morta del tutto. Dai, dai, dai. Che spavento. Questa volta te la passi però, dai, su. E allora un'altra volta vieni qui, racconti tutto, va bene? Per filo e per sempre. Va benissimo. Va bene, ok. Thank you.
Disfarti così delle tue ragazze,
desiderosa com'è di vedere le monache tutte e due, eh? Oh, ma sempre tirare in ballo quella povera donna, eh? Tutte le colpe sono sue, eh? No, Argante, qui ti sbagli. Tu non conosci bene tua moglie. Lei vuole solo i tuoi soldi. Non hai ancora capito, eh? Bah, però adesso smettiamola di parlare di tua moglie per il momento e torniamo a noi. Io dico che se Angelica ha desiderio di scegliersi un marito, tu, da bravo padre, dovresti assecondarla. In fondo si tratta della sua vita, eh? Io voglio innanzitutto che ne sposi un uomo che mi si confaccia. Scusa, il marito che lei un giorno dovrà scegliersi, per chi deve essere? Per lei o per te? Deve essere e per lei e per me. Perché a me piace tirarmi in casa solo persone che mi facciano comodo. Ho capito. E allora, ragionando in questo modo, quando anche la piccola sarà in età da marito, cosa farai, Argante? La darai in moglie a un farmacista? Oh, non ci avevo pensato. Questa è una buona idea, ti voglio dire. Ma è mai possibile che i tuoi medici e i tuoi farmacisti ti abbiano rimbambito fino a questo punto? È possibile che tu voglia essere malato a tutti i costi, a dispetto di ogni logica, di ogni ragione, eh? Che cosa stai dicendo, Bella? Quindi tu mi stai dicendo che non crede ai medici? No. Caro mio, i medici... Per te non valgono niente. Hai proprio ragione, hai detto bene. I medici sono dei grandi cervelloni che si pavoneggiano nell'usare parole in greco e in latino per descrivere e catalogare bene le varie malattie, ma non sanno guarirle. Sto dicendo, Argante, che non ho mai visto un uomo meno malato di te e non capisco come tutti gli intrugli, le porcherie, gli ingurgiti non ti abbiano ancora fatto crepare, guarda. Ma tu lo sai. Dico, tu lo sai sì o no che sono le medicine a tenermi qui? Prova a parlare con la dottoressa Bucoli, prova a sentire che cosa ti dice. E sai cosa ti dice? Cosa? Che se per tre giorni, e dico tre giorni, lei non si piglia cura di me, io praticamente sono spacciato. Oh, certo, di sicuro, guarda, non ho dubbi, ma piantala lì, dai. E adesso smettiamola di parlare dei tuoi medici, dei tuoi farmacisti e delle tue medicine e torniamo. Allora, io ti dico e ridico che se Angelica ha piacere di scegliersi un marito, tu, da bravo padre, dovresti assecondarla. In fondo si tratta della sua vita. E allora cosa mi rispondi? Don Argante, c'è la dottoressa Olenti. Falla entrare su, non falla attendere. Entra la dottoressa Olenti, mia farmacista. Beralda, è questione di un attimo, sai? Che cosa vuoi fare? Questo piccolo cristiano. Ma fammi piacere, stai lì a non ti muovere, ma prenditi un po' di fiato, datti un po' di riposo. Non puoi proprio stare senza cristeri e senza burger. Dì alla farmacista che oggi non puoi fare il suo cristiere, dille di passare un'altra volta. Ma come faccio? Non direi alla dottoressa Burconi, come faccio? A tuo comiti, no? Oh, santo cielo! Dovrebbe passare stasera, al massimo domani mattina.
Ma voi cosa vi impicciate di discutere una prescrizione medica e di impedire al signore di farsi il mio eteroclis? Avete proprio una bella faccia tosta. Ma l'avete capito o no? Che mio fratello oggi non vuol fare il vostro enteroclisma, eh? Non crediate di poter far tanto la spiritosa sul mio mestiere. Io regolare ricetta e avrò cura di trasmettere alla dottoressa Borgone che mi si vieta di eseguire le sue trascrizioni e di far fronte al mio ufficio. Quali prescrizioni e prescrizioni? Ma le vostre sono tutte storie per spillar soldi a mio fratello. E inoltre si ricordi che i suoi medici, i suoi chirurghi sono molto abili a maneggiare i coltelli, ma si mettono una maschera sul volto per non farsi riconoscere e indossano i guanti per non lasciare impronte. Ma come vi permettete? Come vi permettete di rivolgervi così ad una farmacista di gran pregio quale sono io e per di più l'eminente dottoressa Borgone, una luminare nell'arte della medicina, una delle più qualificate in quel di Rivarolo? Non creda, cara signora, che vostro fratello possa finire mai di rendere riconoscenza sia alla dottoressa Borgone che alla sottoscritta per la nostra alta professionalità, per il costante supporto che gli offriamo, nonché per la dolcezza ed edizione con cui lo trattiamo. Sì, e soprattutto per le fatture e le ricette che giornalmente gli propinate e per tutti i soldi che gli state rubando, eh? Ancora vi dico di non rivolgervi così alla sottoscritta, insultandomi, infrontando la mia professione, la mia serietà. Sui miei scaffali ci sono polveri che provengono dall'Oriente e io con grande maestria trasformo in unguenti miracolosi. Non sono, la mia capacità di farmacista ben la conosce, non sono mica una fattucchiera. Va bene, adesso, mia cara fattucchiera, mia cara dottoressa, vogliate avere la più compiacenza di andarvene fuori dai piedi. Mio fratello non ha più bisogno di voi. E neanche della dottoressa Borgone, va bene? Via, sciò! Si vedrà, riferirò tutta la dottoressa Borgone! Allargate, allargate, c'è la dottoressa Borgone! Chi? La dottoressa Borgone! Cosa sa, che fa la dottoressa Borgone! Ma cosa gli dico quello lì adesso? Ha saputo che non ho fatto il pistello. Belle notizie mi sono arrivate all'orecchio mentre ero giù al portone. Si ride dalle mie ricette qui dentro e si contesta la terapia che prescrivo. Dottoressa, non sono? Si osa l'inosabile, si sovverte ogni regola fino al punto che un paziente si ribella al suo medico. È il colmo! Un cristele che mi ero... che avevo dosato io stessa con queste mie mani. Non sono stato io! Ideato, strutturato, secondo i criteri più aggiornati. È inaudito! Mia sorella! E mia che sorella. Avrebbe prodotto negli intestini effetti meravigliosi. Lo si restituisce al mittente come un pacco qualunque. È stata mia sorella, è stata! Se non è un affronto questo, non so! È uno scandalo! Un attentato, signori, contro la medicina. Ma la colpa è tutta di mia sorella. Un reato, direi, di lesa facoltà. Giusto. Per il quale nessun castigo può passare. È stata mia sorella, non c'entro niente. Giustissimo. Io. Ritengo rotte le nostre relazioni. Tutta colpa di mia sorella, tutta colpa sua. Ne intendo più allacciare con la sua famiglia alcun legame di parentela. Bravissimo. Non c'entro niente io. E per dare un taglio netto ai nostri passati legami, ecco l'atto di donazione in favore di mio nipote, il figlio del professor Fregis, per il suo matrimonio. Ecco qua! Tutta colpa sua, tutta colpa sua! Rifiutare il mio cristello! Portatemelo qui, ve lo faccio stare!
superato il fondo del salto. Non è stata colpa mia. Ma visto che ci si dichiara ribelli alla prescrizione medica... Ma non è vero, non è vero, non è vero. Ma tutte attenzioni sprecate, dottoressa. Non mi resta che augurarvi di risolvere da solo, con le vostre esami e energie, i vostri problemi di intasamento intestinale. Madre santa! Sangue infetto! Misericordia! Flatulenza! Dottoressa! Putrescenza! Dottoressa! Elementi per i quali vi predico entro 3-4 giorni un tracollo senza possibilità di ripresa. Ma lasciamolo marcire! Medico che va, medico che viene, uno esce e l'altro entra.
Guarda, ti prego, stavolta non mi creare altri problemi. Non me li creare. Cosa vuol dire, Argante? Ma scommetto che stai ancora pensando alla dottoressa Burgone, ma vero? Sì, ce l'ha ancora aperto, conosce tutto di me. Adesso stiamo a vedere questo medico. Davanti agli occhi, il cuore che fa dei sobbalzi un po' strani,
poi una stanchezza pesante, ma soprattutto dolore allo stomaco, quasi fossero delle colche. I polmoni! I polmoni! I polmoni, voi soffrite, i polmoni! Sicuramente, sicuramente i polmoni! Che niente, vi hanno prescritto. Voi mangiate, mangiate volentieri, ditemi un po'. Mi piace mangiare. E bere, bere, bevete vino? Adoro il vino. Sono i polmoni. E dopo mangiato, vi prende una certa piacevole sonnolenza, un torpore, una dolcissima e piacevole sonnolenza. I polmoni, sì. I polmoni lo fanno spessissimo, i polmoni. E che dieta vi hanno prescritto? Diciamo, uova fresche di giornata, gallina in brodo, vitella, della verdura lessa, brodo. E poi, dopo mangiato, delle prugna cotte per agevolare le funzioni intestinali, ma soprattutto tagliare il vino con molta acqua. Ignoranti, ignoranti e ignoranti! Mai hanno a fare il vino! E poi che siete molto, molto! Io vi consiglio bistecche, salumi, formaggi piccanti, pasta, riso, panna e per concludere cialdoni, cioccolato, castagne e vino, vino buono. Ai vostri ordini, signora, ai vostri ordini. Scusate, don Morgante, ma il vostro medico è un giovane. Ve ne manderò uno io di mia conoscenza e quando sono in zona passerò personalmente a curare. Molto obbligato, signora. Bene, ma cosa ci fate con questo braccio? Fossi in voi, me lo sarei già fatto amputare. Ma non vedete che succhia? Veramente è un braccio che mi fa comodo. Ma succhia tutta l'energia all'altro braccio. E occhio, questo occhio. Fossi in voi, me lo sarei già fatto cavare. Io non vedo tutta questa fretta. Se voi cavate l'occhio destro, vedrete molto meglio con l'occhio sinistro. Naturalmente, naturalmente. Signore, io vi devo lasciare, perché ho un consulto con altri medici per un ammalato che è morto ieri. Allora che è morto ieri? Eh sì, dobbiamo capire cosa avremmo dovuto fare e cosa abbiamo fatto. Vi devo lasciare, signore, vi devo come lasciare. Saprete bene, vi devo lasciare. Il paziente non ha colpa. Arrivederci, dottore. Vi devo lasciare. Dai tuoi medici e delle tue medicine, così non sopporto di
di vederti rimbandito da quella strega e dalle sue trappole. Ecco. Madonna, ma perché parlate così di donna Melina? Ma una donna che ama Melina e che non ha secondi figli. Ma figurati. Digli gli impicci e i tormenti che si dia per me. Ma vero, e le carezze, le carezze e le preoccupazioni che per la mia malattia, le preoccupazioni. Grazie. Figlio, non ci credo. Don Grada, sì? Volete che vi faccia toccare con mano come donna Melina? Sì, voglio proprio vedere. Allora, Dante, mettetevi là, sedete comodo. E fingetevi morto. Vedrete, vedrete il dolore, la pena di quella povera donna. Ma che la cosa è quel poco, perché potrebbe morire lei di crepacuore, eh? Non è che ci fosse pericolo per morire io. E io? Lei, donna Veralda, si nasconde lì dietro. Intanto guardi, mentre esce, guardami anche un po' queste cose, così collabora. Grazie. Fai morto, su.
consenso. Per carità, Creante, non parliamone più. Non voglio più saperne di matrimonio. La morte di mio padre cambia tutto. Sì, ho deciso, vado in convento. Sì, padre mio, ti ho resistito quando eri in vita, ma ora tu vivrai almeno nelle tue volontà. E io riparerò a dispiacere che non posso perdonarmi di averti dato. Sì, giuro che ti ubbidirò. Lasciati abbracciare, senti compassione. Fatta. Visto che per la, come mi è lieta questa sorpresa, visto che per la bontà del cielo siete tornato davanti ai miei occhi, lasciate che vi chieda una cosa in ginocchio: se non approvate la mia simpatia per lui, se non volete che lo sposi, almeno vi scongiuro, non costringetemi a sposare un altro in ginocchio. Signore, lasciatemi toccare dalle sue preghiere ed anche dalle mie. Non siate ostili a questo amore, non avversate una cosa così bella. Argante, ma come fai a non commuoverti? Ma, don Argante, ma a voi l'amore, ma l'amore a voi, non dice niente. Ma voi fatevi medico e ne riparliamo. Se mi fate medico ve la faccio sposare. Oh, ma che cosa devo fare il medico? Io? Ma faccio di tutto, il medico, il farmacista, qualsiasi cosa, non esiste problema. Purché riesco a portarmi a fare questo nome. Argante, mi è venuta un'idea. Perché non lo fai tu il medico? Ma sarebbe il massimo della comunità. Invece di farti curare dagli altri, ti curi da te stesso, no? Ma verrà dalla tua età. Cominciare a dire tutte queste cose senza senso. Ma cosa vuoi che mi metta a studiare medicina? Ma che studiare, studiare? Ma vorrei conoscerli io, i medici che ne sanno più di te. Don Argante, non esistono dei medici che ne sappiano più lunga degli ammalati medesimi. Certo. Devo conoscere il latino, devo conoscere le cure, devo prescrivere le medicine. Ma come faccio? Guarda. Una volta che tu hai l'abito da medico e il fonendoscopio appeso al collo, sei già padrone della materia, molto più abilitato ad esercitare di quanto tu stesso non creda, oggi come oggi. Quindi è come fosse una specie di iniziazione di investitura per sé sufficiente a fare di me un esperto medico. Ma sì, oggi ci sono le lauree d'onore, vero? Ma si capisce, ma si capisce. Torno a ripeterti, una volta che hai il fonendoscopio, e più è fatto, sei medico a tutti gli effetti e le sciocchezze che ti escono dalla bocca acquistano una logica e un peso. Praticamente smetti di essere scemo. Non mi piace, venga, venga, è un po' di trucco? Metà medico e fa. Io comunque sono pronto a far tutto, eh? Senti, vuoi sostenere gli esami subito? Adesso, subito? Sì, sì, qui adesso, a casa tua. Qui a casa mia? Certo! Guarda, io ho degli amici in facoltà e non vedo come potrebbero opporsi a una discussione di laurea a casa del candidato. Tra l'altro, non tirerai fuori un soldo. Mi faranno delle domande, che cosa gli rispondo? Ma no, c'è un questionario scritto con le risposte già dato, ma figurati. Senti una cosa piuttosto. Vai a darti una sistemata, cambia, ti vestiti, perché così sei proprio un pochino, non fai bella figura, insomma. Ora... E io... Senti, e io faccio un salto in università a chiamare le mie amiche dottoresse. Dai, allora cerchiamo di fare anche questo qui. No, non mi aiutare perché adesso sono un medico. Mi alzo da solo. Ma chi sono questi amici? Ma che cerimonia è? Ma volete veramente riunire un collegio di medici?
Ma no, stai tranquillo, io ho amici solo fra gli attori. E questi attori hanno appunto messo in scena in questi giorni una pantomima che riguarda l'esame di laurea di un medico. E a mio fratello aspetta di diritto la parte del protagonista e noi ci divertiremo, eh? Zia, non mi piace che prendiate in giro mio padre. Ma no, tesoro mio, stai tranquilla. Non lo prendo in giro. Do solo credito alla sua fantasia, tutto lì. Ma tu sei d'accordo? Sì, perché è un'idea della zia. Bene, propongo di finire con la lettura del giuramento di Ippocrate e che entrino tutti i partecipanti. Igea e Panacea, e per tutti gli dei e per tutte le idee, chiamandoli a testimoni che eseguirò secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto, eccetera, eccetera. E a me dunque che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato dagli uomini tutti per sempre. Mi accade il contrario se lo violo e se lo spergiuro. Dottore, professore, Don Mercante.
è il giorno del congresso, il simpatico si è aperto, parleranno tutti quanti, tutti medici e sapienti, tutto a capezzale di un malato molto grave, che già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato che sei stato consultato, però per me il caso era parte, questo è solo commediante. Non è più dire il collega professore, ma questo è disadattato e sta subito internato. A congresso sono tanti, i medici e sapienti, parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane e questo. Grazie.